questa avventura al Comune della Roseto la vediamo come la cartina di tornasole per tornare in mezzo ai cittadini e ai problemi dei cittadini che sono cresciuti in modo enorme. Roseto è sempre stata la patria del socialismo teramano, siamo arrivati addirittura al 36%, grazie al buon Giovanni Ragnolo e tutte le entourage che Nicola Di Marco e così via, Gianfranco Marini e tutti i compagni che hanno dato tanto per il socialismo teramano. E oggi secondo me siamo ripartiti in modo determinato e incideremo positivamente sulle future scelte di Roseto. Io ringrazio Giuseppe che ha avuto questa iniziativa per far ripartire questo partito. Questo partito ha bisogno della base, e la base è la cosa più importante che esista. Un'iniziativa necessaria che va nella direzione auspicata da tanti che vogliono riprendere a far politica. Credo che con una politica diversa, orientata più a gratificare i giovani, questi sicuramente si avvicineranno. Io ho accettato ben volentieri l'invito di Nino, perché è un caro amico di tanti anni e di tanti impegni che abbiamo affrontato insieme negli anni passati. Persona coraggiosa, persona che aveva sempre visto avanti, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista politico. Voglio ripristinare a Roseto un'area socialista che abbia il coraggio da sola, perché quella, l'area socialista di Roseto è quello che ha realizzato tutto quello che vediamo, che poi è stata sopraffatta dal comunismo, non ha la visione di che cosa può fare l'uomo.